Ancora sangue sulle strade della Marca, a terra la moto, l'auto poco più avanti ed il corpo del centauro sull'asfalto. L'ennesima tragedia, il drammatico schianto è avvenuto in via Fermi in zona artigianale di Asolo. Un attimo, una mancata precedenza e la moto è volata a terra. La vittima è Giuseppe Poloni, imprenditore agricolo di 48 anni, residente a San Vito di Altivole. L'incidente nel pomeriggio, poco prima delle 15, nei pressi di una rotatoria. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Asolo, un'auto, una Lancia Y condotta da una 25enne, non avrebbe rispettato la precedenza, travolgendo la moto. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del SUEM di Crespano. Ad accorrere sul posto per tentare di prestare i primi soccorsi un'infermiera che ha tentato l'impossibile per strappare il 48enne alla morte. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il centauro, troppo gravi le ferite riportate. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Patente ritirata alla ragazza. La Procura della Repubblica aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Una scia di sangue che non si ferma. Innanzitutto le condoglianze alla famiglia della vittima e anche una vicinanza alla famiglia della giovane alla guida dell'auto pericolo a lei stessa. Secondo me per cercare di arginare questo costante stillicidio, perché questo secondo me dobbiamo parlare, dovremmo agire su più fronti, in particolare due. Il primo, introdurre l'educazione stradale nelle scuole, come è già stato fatto con la reintroduzione dell'educazione civica. E in secondo luogo, direi anche inasprire un po' le pene da un lato, ma dall'altro una maggiore presenza di sistemi di controllo lungo le arterie principali. Altro grave incidente questa mattina a Mogliano Veneto in via Pio X. Un anziano, 77enne, residente nella zona, è stato investito da un'auto. L'uomo ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica del grave incidente al vaglio degli agenti della polizia locale di Mogliano Veneto.